Assolutamente così, con me c'è Andrea Cecconi del Movimento 5 Stelle. Allora, il ragionamento che faceva Alessandra Viero è: quando si è intervenuti per la Brexit cercando di orientarlo quel voto, poi è andata come sappiamo, e allora l'intervento che sta tanto facendo discutere dell'ambasciatore americano, dicono, rischia di favorire paradossalmente il no, il fronte del no. Il vostro punto di vista qual è su quello che è successo? Si è pronunciato anche Mattarella stamattina. Beh, io non ridurrei le dichiarazioni dell'ambasciatore americano come una semplice boutade. È un'ingerenza nei confronti della sovranità popolare importante. È quello che lascia francamente esterrefatti che né Renzi né Gentiloni, nessuna persona del governo abbia detto bah sulla questione. L'ha fatto il capo dello Stato. L'ha fatto il capo dello Stato, però è una continua ingerenza. Oggi l'ha fatta l'ambasciatore, le stanno facendo i gruppi finanziari internazionali, l'agenzia di rating, come se non passasse la riforma, si scatenasse una guerra termonucleare in Italia, un'invasione di cavallette. Non è così, questo paese è sopravvissuto, è rinato dalle macerie della seconda guerra mondiale con questa Costituzione, è diventata la settima potenza al mondo con questa Costituzione, è sopravvissuto alla guerra fredda, agli attentati con questa Costituzione. Non si può determinare un voto referendario secondo l'andamento economico internazionale. Questa è una cosa completamente folle. Cecconi, grazie, io la ringrazio, abbiamo tempi strettissimi, lei in commissione affari costituzionali, tra l'altro, quindi la lascio a questo. C'è Fratoianni, Alessandro.